allargato più avanti. Posso dire, no, sai solo dire, no? Sì, sì. È bello essere a Perugia per questa raccolta firme che parte oggi e domani contro l'autonomia differenziata, per un referendum che porteremo avanti con tante altre forze politiche, forze sociali, associative. È bellissimo partire da Perugia accanto alla nuova sindaca Vittoria Ferdinandi, farlo in mezzo a tante persone che sono già accorse stamattina per firmare contro una riforma sbagliata, l'autonomia differenziata fatta dal governo Meloni, che spacca in due il paese, che aumenta le diseguaglianze che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo, ma che è una riforma insensata anche per il nord, perché rischia di frammentare 20 politiche energetiche diverse quando ce ne vorrebbe solo una europea per abbassare le bollette alle imprese e alle famiglie. Autonomia differenziata dietro questo nome tecnico vuol dire una cosa chiara, vuol dire limitare l'accesso alla salute, alla sanità pubblica, al trasporto pubblico locale, alla scuola pubblica, ai cittadini e alle cittadine a seconda di dove nascono. Noi non accettiamo che ci siano cittadine e cittadini di serie A e di serie B. La qualità dei servizi va garantita a tutti e a tutti, perché come dice la nostra Costituzione c'è un principio fondamentale che è quello della unità nazionale che noi vogliamo difendere. Sindaca, segretaria, lei ha citato la sindaca e qui Campolago in Umbria ha dato ciò ha fatto, grandi successi. Alle porte c'è una elezione regionale dove Campolago attenderà ovviamente, immagino, a ripetersi come formazione. No. Noi come Partito Democratico siamo ovunque testardamente unitari, lo siamo ancora di più dopo il buon risultato che abbiamo visto alle amministrative e alle europee. Pensate a quello che è accaduto in questa città. Vittoria Ferdinandi ha riacceso una speranza, faranno un grande lavoro, faccio un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua nuova squadra. E tutte le forze alternative alla destra hanno deciso insieme di sostenerla. Quando c'è una candidatura credibile e quando si mette avanti un progetto condiviso su priorità concrete che interessano i bisogni delle persone, la sanità, la scuola, il lavoro dignitoso, il clima, le opportunità di lavoro per i giovani, come aiutiamo gli esercizi commerciali in difficoltà, i diritti di tutte e di tutti, su queste priorità io sono convinta che tra le forze che vogliono costruire l'alternativa alla destra si possa costruire un'ampia convergenza. So che il nostro partito regionale qui in Umbria sta già lavorando e dialogando con le altre forze politiche e sociali per costruire un'alternativa che merita l'Umbria. In queste ore, in queste ore Italia Viva ha confermato l'appoggio alla Proietti, merito dell'abbraccio con Renzi alla partita del cuore. Ragazzi, se politicizziamo anche il calcio è finita, lo dico nell'interesse degli italiani. Noi siamo ed eravamo ieri e saremo domani sempre testardamente unitari per favorire una convergenza su progetti condivisi e candidature credibili. Questo siamo impegnati a fare in tutta Italia, questo saremo impegnati a fare anche qui in Umbria. Grazie.